Tanti auguri a te, tanti auguri Bubina, tanti auguri a te. Auguri! Ragazze, buongiorno! È arrivato il giorno speciale, il giorno gioiglorioso. Qui abbiamo la torta. Quella simil pan di stelle, diciamo, che con la candelina, che tanto all'asilo non accendono per questioni di sicurezza, fanno giusto la foto, fanno finta, insomma, e poi se la mangiano. E Ale crede che ci sia solo questo, perché ieri se l'ho detto perdonami, ma mi sono dimenticata di prendere delle cose per i tuoi amici. Adesso le viene un coccolone. E quindi dobbiamo filmare assolutamente la sua reazione, ancora integro. È tutto integro? Pare di sì. E vai. Non si sono neanche sgonfiati i palloncini. Ragazze, vi giuro, non vedo l'ora di vedere la sua faccia. Le verrà un infarto. Non se l'aspetta proprio, che bello. Oh, mamma mia. Spero di riuscire ad immortalare la sua faccia, perché comunque insomma spero stia dentro fino a che arrivo, perché altrimenti mamma, andare pianino pianino, che ansia. Vedo l'ora di consegnarla, così sono tranquilla che non si è rotta. Allora mi metto un po' più indietro così la vede, metto tipo qua. Aspetta, aspetta. Eh sì. Dice che viene a scuola con me. Ma papà aveva detto... È il mio compleanno! Sei contenta? È tutto a tema unicorno. MMS, Lele. Lele, ma sei un boomer. Ciao ragazzi, oggi è il mio compleanno, perché guardate. No, no, piano. Ci sono un sacco di caramelle, dolcetti, torta e Peppe della Cadella con scritto. Sembra una pubblicità. Ho fatto 5 anni ormai, non sono più una bambina piccola. Non è più una bambina. E quindi mi preoccupo. Ecco, i suoi capelli già pazzi, già pazzi, Da inizio di prima mattina, Finito. Comunque rifacciamo. Allora, qua c'è la nostra torta deliziosa. Qua ci sono un sacco di caramelle per tutti i miei amici. Aurora, Tommaso, c'è. Vabbè, ciao a tutti, che ci dobbiamo preparare per uscire, aiuto. Ciao. Ciao, fai ciao. Just what it was needed. Clean in the blackest night. Cloistered in injustice dead. And in the eyes of time. Nobody is rude. La situazione è molto critica, ragazze. Cartigenica. Ma si può, si può. Scusate, ma non ce la posso fare, ragazze, perché ho appena messo il post del compleanno e mi state riempiendo di mi piace, di auguri. Vi ringrazio tantissimo qui. Poi vi ringrazio anche su Instagram. E poi ovviamente già c'è la canzone di sottofondo, no? Che già è tanta roba. E poi nello stesso istante, che già ero un po' provata per il post, mi arrivano le foto della maestra. Ve ne metto una o due qui, perché comunque ci sono altri bimbi, è un po' complicato
metterle tutte, però vabbè. Che pizza. Dopo tutta questa fatica, no? Poi la vedi felice e il risultato è questo. Comunque le ho scritto già alla maestra che sto già piangendo, mi ha fatto un audio. Ce la faccio. Ragazze, non temete, mi sono ripresa. Purtroppo quando una persona è sensibile così, specie una mamma, ma voi mamme mi capirete bene, è così. Capita, vi faccio vedere la sorpresina che ho preso ieri, che vi accennavo nel vlog. Aspettate, la sono fatta mettere in un sacchetto tipo del pane perché non si vedesse nulla. E dopo pranzo le facciamo la sorpresa, praticamente la torta mimosa. Però tanto, domani è la festa della donna e l'ho vista, appunto, aveva la... il fiorellino, come un po' piacciono a lei queste cosine qua, le piacciono, piacciono molto le cosine un po' principesche, e quindi gliel'ho voluta prendere e sarà contenta. Dai, ho già scongelato le cosine per stasera, adesso vedo se fare delle polpettine fatte da me o qualcosa del genere. E per pranzo, tanto, volevo passare un attimino o all'Eurospin o al Lidl, adesso vedo, perché ad Ale piace un sacco fare il cinema. Quindi, visto che non ho più nulla in casa di quelle cose tipo i popcorn, patatine, faccio una scappata, così prendo una Coca-Cola che a lei piace tantissimo, prendo delle patatine e poi prendo qualcosa per pranzo, magari, non so, una pasta ripiena, qualcosa mi invento. Tanto già stasera mangeremo l'insalatona con le polpette, quindi per pranzo, visto che arrivo alle 2:15 perché aspettiamo anche Federico, tra una cosa e l'altra ci sta fare una cosa un po' più veloce. Quindi o prendo la pasta ripiena alla zucca che le piace tanto, a questo punto magari vado all'Eurospin e così prendo queste due cosine, poi vado a prendere Ale e niente, mi faccio dire dalla maestra com'è andata. Speriamo che a pranzo abbia mangiato, così si fa il cinema. Oggi la nanna gliela faccio saltare perché ci godiamo la giornata tutti insieme. Fede ha già fatto i compiti anche per domani, li ha fatti ieri, proprio perché così poteva esserci oggi pomeriggio, essere libero, godersi il compleanno di sua sorella, e ci teneva veramente tanto. E poi è veramente un ragazzo d'oro, un fratello maggiore coi fiocchi, perché comunque anche alla festa, non so se avete visto, gli ha fatto il regalo, il giornalino di Masha e Orso con tutti i regalini dentro, ha voluto proprio prenderlo lui con i suoi risparmi, quindi è proprio dolce dolce. È fortunata, lo avrei voluto io un fratello maggiore come lui, sono sincera, un po' di invidia c'è, ma sono contenta così. Basta, io vado a prenderla e ci vediamo dopo, così vedrete anche la reazione alla torta, perché anche di quella non sa nulla. Stamattina era un po' così, è rimasta proprio un po' scioccata della torta con le merendine, però vabbè, mi è piaciuta veramente tanto. Ora quella è andata bene, mi hanno fatto tutti l'applauso, mi hanno messo anche la canzoncina di tanti auguri. Davvero? Sì. Che bello! Mi hanno messo... Ah, è vostro tanti auguri! Siete pronti a cantare tanti auguri a te. Tanti auguri! Che a bello! Te. Tanti auguri. Chissà come ti sei divertita. Sì. E sono piaciute le cosine che erano nella torta? Sì. Le hanno mangiate tutti? Sì. Però mamma, ti devo dire una cosa. Allora, lo so che tu avevi detto una promessa, ma tutti hanno voluto due merendine. Meno male. Io ne ho messe due apposta. Anzi, no, hanno voluto tutte le merendine. 1, 2, 3, 4, 5. E i cioccolatini 6. Li ha mangiati? Sì. E le caramelle? Sì. Tutto vi siete mangiati, golosoni? No, no. Ah, tutto, no, è avanzato qualcosa per le maestre? Sì. Da tenere di riserva? Sì,
solo che hanno voluto tantissime caramelle, hanno voluto tantissime dolcetti. Vabbè, ai compleanni si mangiano i dolcetti, dai. E poi, sei contenta? Io ho mangiato una cosa. Brava. La maestra... Non ti grattare. La maestra ha dato una fetta minuscola a quelli che hanno mangiato tutti i dolci. Ecco. Eh beh, giusto, se no troppi dolci fa... Grosso. Eh beh, tu sei la festeggiata, amore, ci sta. No, ma sai perché? Perché? Ah, perché hai mangiato poca merendina. No, perché avevo mangiato solo due cose, il succo, il cioccolatino e la brioche. Ah, ok. Vabbè, ti sei divertita comunque. Sì. Sono contenta, amore. Vorrei ritornare a... E rifare tutto da capo? Sì. Lo so. Ma sì, dai, che mica è finito il compleanno. Davvero? Amore, sono mezzogiorno. Davvero? Oggi è la tua giornata speciale. Yeah, qual è? Che stai con noi. E che volevi ancora? Già abbiamo fatto la... dove ho fatto già a casa. Già abbiamo fatto domenica la festa, amore. L'abbiamo fatta domenica... L'hai fatta oggi a scuola? Basta. Basta. Mi sono agganciata. Quante torte vuoi, scusa? 5, 6, siamo 7. Già a due così. Piccola! Patatosa. Buongiorno ragazze, allora oggi continuo il vlog di ieri perché poi non sono riuscita più a continuarlo. Come vi dicevo, io al mattino mi prendo sempre queste per rafforzare i capelli, che sono buonissime. Di solito la prendo prima di uscire per andare a portare i bimbi a scuola, ma mi sono dimenticata. E nulla, adesso mi sto preparando la colazione, che ho un sacco di fame. E poi ho una consulenza in una call, praticamente una videochiamata. E quindi ne approfitto, faccio un attimo colazione, tanto ho ancora un'oretta e mi riprendo. Ho bisogno di caffè, caffè, caffè. Mini, 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 svuota la spesa. Passato un po' di tempo, ma come vi dicevo stamattina dovevo lavorare. Allora, sacchettone di pane. Poi abbiamo questa margheritona. Penso che Riccardo la voglia per pranzo. Un sacchettone di piselli fini. È una vita che non mangio i piselli e stasera volevo fare le polpette con... non lo so, vedo se o con gli spinaci o con i piselli. Prosciutto cotto, alta qualità. Eurospin, un sacchettone di spinaci come vi dicevo, e poi qui abbiamo ancora altre due cosine, ovviamente succo nostro preferito. No, ho sbagliato. Adesso che lo scopre gli viene un colpo perché ci fa proprio, non ci piace, non voglio, non si dice, però non mi piace. Non è quello che piace a noi, adesso sarà tutto dispiaciuto. Comunque, succhi per i bambini per la settimana e 2 litri di latte perché ne abbiamo solo più due, ma visto che questo weekend da diluvio universale,
Non ho nessuna intenzione di uscire, sinceramente. Se vi state chiedendo dove è Alessandra, è a casa della sua amica. E oggi andava dalla sua amichetta, le abbiamo fatto questa sorpresina per il suo compleanno, ci siamo messi d'accordo con la mamma della sua migliore amica. E quindi è... E quindi è a casa sua, quindi più tardi Riccardo andrà a prenderla. E basta, questo è tutto. Se vi state chiedendo, ah ma Riccardo non ti ha regalato la mimosa? No, non mi ha regalato la mimosa perché non ne sentivo la necessità di spendere per la mimosa. È la mia festa lo stesso, bastano gli auguri. E poi, come vi dico sempre, l'importante è essere trattate da principessa tutti i giorni, essere trattate con rispetto tutti i giorni. Poi la mimosa, non la mimosa, è arrivato solo qualche giorno fa con una rosa rossa, quindi non ha importanza. E poi mi muore veramente subito. Anche se è molto bella la mimosa, mi piacerebbe avere in giardino proprio una pianta di mimosa. E anche a Riccardo piacerebbe, quindi non è detto che un giorno non pianteremo la mimosa in giardino. D'altronde abbiamo il giardino, potremmo anche farlo volendo, però boh, non lo so, vedremo. E basta, quindi adesso scaldo questa pizzotta qua, magari ci metto qualche fettina di prosciutto cotto sopra e insomma mangiucchiamo qualcosa così, anche perché oggi è un po' tardi, quindi facciamo così e via. E così vado avanti con questo vlog perché volevo finirvelo, l'ho iniziato ieri ma ho filmato veramente poco per il compleanno di Alessandra. In più oggi ho un gran mal di testa, proprio gran mal di testa, e quindi sarà anche che sono stata tanto al computer stamattina per lavoro, sarà anche che c'è tempo che si sta coprendo, sta diventando brutto, e quindi anche quello non aiuta. Vediamo se arriva, adesso vi faccio la sorpresa del succo. È arrivato! Hello! Hello! Se mi passi il sacchetto prendo la... Vieni un attimo! Le scarpe! Vieni un secondo! Vabbè, vieni un secondo! Un secondino! Visto che io non ci riesco, no? Apri il succo! Ah, guarda il succo prima di aprirlo. Apri il succo. Cosa chiama? Leggi Vabbè, ho preso il primo senza leggere. È orribile. Ma metti, tanto dopo devo uscire e te ne vado a comprare altra casa. Venivano le parole, proprio mi dava fastidio. Allora, Alessandra mi ha insegnato una canzone. Quindi adesso ve la canto per farvi vedere quanto Ale è stata brava a insegnarmela. L'ho imparata a scuola, cioè vi rendete conto, a scuola. Dove stai guardando, amore? La telecamera è là. Ah. A scuola. Comunque vado. Pinguini. Ah, devo battere le mani. Aspetta. Sì, ma devo battere le mani. Sì. Pinguini colorati, pinguini innamorati, pinguini colorati, tu vedrai. Pinguini colorati, pinguini innamorati, pinguini colorati, tu vedrai. Ora ce n'è un altro, ok? Questa è difficile. Questa è difficile. Se tu fai... Ah, già. Quante tu devi battere le mani? Ah, giusto. Non devo battere le mani. Se tu vai in galassia, tu vedrai. Se tu vai in galassia, tu vedrai. Sì, vedrai. È stata bravissima. Io l'ho cantata per fargliela sentire. Ok? Ma l'abbiamo fatto vedere cosa mi hai portato per la festa della mamma? No. Oh, l'abbiamo lasciato su. Vabbè, ve lo facciamo vedere dopo che saliamo. Tanto adesso dobbiamo salire a fare la nanna. No, 10 minuti. 5. Ok, 5 soltanto. Sì. Spero che questa canzone vi è piaciuta. Tanto, a me piace un Ciao. Sacco. Specie quella dei pinguini. Guardate. No, tira su.
un piede. Ecco qui, questo è il lavoretto che mi ha portato Ale. Io sulla cuola. È anche la mimosa vera, sì. Dentro. Bellissimo amore, sei stata bravissima. Grazie. Prima cosa, questa me l'ha fatta Aurora. Questo disegno gliel'ha fatto la sua amica. Sì, questa Aurora. Per il suo compleanno. Questa sono io. Bellissimo. È bellissimo, poi ci sono anche i fiorellini veri, sì. Wow. E poi? Poi? Cosa ti ha dato? Un cappellino. Ma è bellissimo, dell'unicorno, questo lunedì mattina lo dobbiamo mettere, sì. E poi un anellissimo. Un anellissimo? Wow, ha unicorno perché lei ce l'aveva così. E guardate. E si è fatta anche un tatuaggio di Barbie. Wow! Babbi Robert! Bello! Grazie, e Aurora! C'è un'altra cosa! Cosa c'è? Aspetta. Amico unicorno. Ah no, quelli lì li ho messi dentro io. Questa è la scatolina dell'anellino. E sì. Questi sono quelli della torta. Che è rimasto. Il suo cappellino, lo voglio provare. Ale? Ti sta benissimo, amore. Posso andare in giro?